Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Nella notte, i carabinieri di Palermo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito 70 misure cautelari nei confronti di 5 diverse organizzazioni dedicate alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti nell'area di Partinico, una zona della provincia particolarmente critica sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il contesto è sempre quello mafioso nella gestione diretta dell'attività di traffico o nella mediazione e nel confronto tra le diverse organizzazioni. L'arma dei carabinieri punta alla disarticolazione dell'organizzazione dedita allo spaccio perché è una delle costanti fonti di finanziamento di Cosa Nostra e togliere le fonti di finanziamento significa togliere il bacino di galleggiamento alla mafia, renderla più povera e quindi incapace di agire. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.